Prosegue la marcia da playoff del Notaresco che dopo tre giornate di astinenza ritrova i tre punti. Il successo arriva in rimonta con un gran secondo tempo per 3-2 al cospetto di una coriacea San Maurese. Tra i padroni di casa il tecnico Cudini concede un turno di riposo a Blando. Ci sono Marcelli, Rucci e Candellori nel trio mediano, Bontà a sinistra nel tridente d'attacco. Nella San Maurese l'allenatore Mastro Nicola avvicenda 4 undicesimi della squadra che ha steso domenica scorsa il Castelfidardo. Il Notaresco inizia col piglio giusto, pressione e buon ritmo, tuttavia senza creare palle gol dalle parti di Chisa. Invece la San Maurese Sorgnona colpisce la prima opportunità. Rucci, pressato, perde palla e da terra tocca il pallone con le mani. Sulla seguente punizione di Scarponi, la deviazione della barriera spiazza Monti. Il gol è una botta per il Notaresco che rischia anche sugli sviluppi di un corner calciato sempre da Scarponi due minuti dopo. Il Notaresco si rivede dopo una mezz'ora sull'asse Candellori-Minella. Intanto Cudini decide di abbassare Bontà in mediana e di alzare Candellori sulla destra del tridente. La direzione di Ancora di Roma 1 non convince, contatto Sapucci-Candellori in area romagnola per l'arbitro fallo del giocatore di casa. Poi il protagonista è Moretti, prima con una girata fuori misura, poi al 45esimo quando va via a Maggioli e poi finisce a terra. Per Ancora non c'è nulla, Moretti si prende il giallo per proteste e negli spogliatoi si va tra le proteste del pubblico del Savini. Nella ripresa il Notaresco cambia decisamente marcia e in poco tempo ribalta la partita. L'azione del nono è il prologo, il doppio tentativo di Marcelli e Candellori è sventato dalla retroguardia della San Maurese. Marcelli però è caparbio e già l'undicesimo ci riprova con una soluzione personale coronata con il sinistro dell'1-1 per il classe 99 e il primo gol in campionato. Passano altri due minuti ed arriva il 2-1. Sugli sviluppi di un angolo la zampata è di Santiago Minella, imprendibile per Chisa, complice anche una deviazione di Giua. Il Notaresco gioca con una intensità a tratti insostenibile per la San Maurese e va vicino a più riprese al terzo gol. Al 41esimo però corre un brivido sulla ripartenza della San Maurese. Zuppardo va via sul filo del fuorigioco e il suo diagonale sibila il montante alla destra di Monti. Scampato il pericolo, il Notaresco archivia la pratica. Un minuto dopo, assist di Fabriani per Minella che si gira e piazza la palla sotto la traversa. Doppietta e reti numero 14 e 15 per il centravanti argentino. 3-1 e gara chiusa, anche se prima del fischio finale c'è il tempo per annotare la bella punizione di Enrico che fissa il definitivo 3-2. Il Notaresco fa festa e si tiene stretto il terzo posto, mentre la San Maurese deve rimandare l'assalto alla zona playoff. Come spesso capita, anche se il primo tempo non è stato a ritmi altissimi, perlomeno per quanto ci riguarda, siamo riusciti a non costruire quello che volevamo. Però alla minima occasione, alla prima occasione, siamo andati in svantaggio. Quindi, però devo dire che poi sono tempo i ragazzi, anche grazie tra virgolette che loro sono scesi un po' sotto la aggressività, siamo riusciti a fare un ottimo secondo tempo, concretizzare quelle palle che ci sono capitate, e devo fare i complimenti perché la San Maurese è una buona squadra, soprattutto quando va in vantaggio si fa difficoltà a recuperarla, quindi devo dire che doppi complimenti ai miei perché hanno fatto una prova importante, soprattutto una ripresa. Secondo tempo invece c'è stata un'altra squadra, una reazione importante, abbiamo strameritato la vittoria perché è stata una squadra sola il secondo tempo in campo, quindi devo fare un plauso ai ragazzi perché stiamo facendo un campionato straordinario, eravamo partiti per salvarci, lo dico sempre, oggi credo che siamo salvi, lo possiamo dire perché 44 punti credo che sia il punteggio per la salvezza, quindi adesso cominciamo a pensare in grande perché ci meritiamo dove siamo e vogliamo arrivare fino alla fine. Era normale che avessimo che il Notaresco sarebbe uscito anche perché già il primo tempo non era stata per noi una partita semplice. L'avevamo chiuso sì in vantaggio, però le insidie erano dietro l'angolo. Il secondo tempo abbiamo iniziato subito in sofferenza e poi abbiamo subito il primo gol, ci siamo disuniti, ci siamo innervositi, non siamo riusciti più a fare alcune cose. Ma fondamentalmente anche il primo tempo non siamo riusciti a fare alcune cose, un po' per demerito nostro, sicuramente per merito anche del Notaresco, così è stato anche il secondo tempo, anche se poi ovviamente c'è sempre rammarico perché da un vantaggio poi passi a perdere una partita e da un possibile 2-2 ti ritrovi sotto di 3-1, è stato un po' tutto complicato.